Invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Come consuetudine invito tutti i presenti in quest'aula a silenziare i cellulari, iPhone, iPad, tablet, grazie consigliere Minotti. Tutte le varie apparecchiature. Bene, apriamo questo consiglio comunale, come al solito con la fase di evasione di interpellanze, mozioni, ordini del giorno, quindi invito i consiglieri a prenotarsi. Consigliere Giuseppe Minotti, prego. Grazie Presidente, vorrei rispondere a due interpellanze, una vecchia, la 281B e una invece più recente, la 410A. Comincio con la 281B. Prego consigliere, si può leggere la sua. Il 22 gennaio 2013, sottolineiamo, perché sono stati chiusi per mesi i giardini del 25 aprile. Signor Sindaco, diversi cittadini mi hanno fatto osservare che i giardini del 25 aprile sono chiusi dal mese di dicembre. Malgrado il periodo invernale, a molti fa piacere passeggiare o solo transitare attraverso il parco e considero una chiusura una deprivazione non necessaria. In ogni caso, come si può constatare dall'immagine, non c'è uno straccio di cartello che tenti almeno di spiegare la chiusura e la durata della stessa. Non è la prima volta che l'amministrazione non tiene in considerazione la comunicazione con i cittadini ed è per questo che sono costretta a chiedere le motivazioni della chiusura del parco attraverso questa interpellanza. Grazie consigliera Minotti, in risposta immediata alla prossima interpellanza l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Sartori, prego. Grazie Presidente, come vede, come ha sentito la risposta almeno immediata, almeno la risposta dell'interpellanza posto di un anno. Allora, nell'autunno dell'anno 2012 si sono evidenziate una serie di problematiche relative ad alcune piante secolari presenti nel parco 25 aprile, problematiche che si sono ulteriormente aggravate a seguito delle nevicate nella stagione invernale, con rischi per la pubblica e comune in comunità. Si è reso pertanto necessario interdire il giardino alla pubblica funzione. Si è proceduto contestualmente con la consulenza del dottor agronomo all'individuazione di una serie di interventi da eseguire sul patrimonio arboreo del parco al fine di ripristinare condizioni di sicurezza. Già gli interventi sono stati eseguiti nel servizio di potatura alberature comunali nei primi mesi di quest'anno. Contestualmente si sono eseguiti anche una serie di interventi manutentivi consistenti nella riattivazione della fontana pubblica e nella riqualificazione delle panchine presenti nel giardino. Il giardino comunque è stato definitivamente riaperto al pubblico nel mese di aprile 2014. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Pinotti, ecco, vuole prenotarsi per un'altra interpellanza o in risposta su questa? Prego. Un breve commento. Vorrei ripetere il refrain di Calimero. Calimero, non sei nero, sei solo sconosciuto, perché la realtà è che per tutto il 2013 zero interventi di manutenzione, zero interesse del territorio, zero attenzione a una questione che è anche macroscopica, perché il parco 25 aprile è uno dei pochi in centro, per cui credo che se anche fossero state poche le risorse, su quello bisognava puntare la manutenzione. Però io ho già visto in altre situazioni che se la neve ha potuto distruggere e far cadere rami, far cadere piegare piante e comunque rendere questo giardino
inutilizzabile e invivibile non è perché la neve è cattiva e fa questi danni, certo gli danni ce l'ho dalla testa, che è colpa delle bombe d'acqua piuttosto che delle grandi nevicate, è colpa di una manutenzione non fatta continuamente, per cui i rami vanno potati, i polloni vanno tolti, l'aumento esagerato delle fronde di tutti gli alberi va comunque scolpito, insomma il verde non è solamente il taglio dell'erba, per il quale mi pare peraltro che in questo caso si sia fatto un appalto, però il taglio dell'erba non dà la vivibilità di un giardino e basta. Poi c'è un qui pro quo sulle date, comunque sta di fatto che mi ha risposto l'interpellanza e la risposta di ottobre del 2014, però dice il giardino è stato definitivamente aperto al pubblico nell'aprile 2014, non ho capito bene questo è stato, dovrebbe essere un sarà, comunque a questo della perdono, non le perdono il fatto di non aver messo in prima pagina nell'elenco delle manutenzioni questo giardino, che è un giardino, che ripeto, l'unico del centro, tra l'altro l'unico in cui ci possono andare gli anziani, sono anziani perché prendono la macchina e vanno al parco con i giudici, ci vanno pure per fortuna grazie a questo spazio, però il giardino del centro è un giardino comunque utilizzato. Posso leggere la seconda? Grazie, consigliere Minotti. È integrazione sulla sua interpellanza del parco 25 aprile, quindi una precisazione da parte dell'assessore Gianfranco Santoro, prego. Sì, grazie presidente. Consigliere Giuseppina Minotti, io l'ho ascoltata attentamente, no? E lei sa che in gran parte delle volte sono sempre stato d'accordo e le do sempre ragione. Ma stavolta sentirmi dire interesse zero da parte dell'amministrazione, manutenzione pochissima, bisognava prevedere che, cioè anche a me piacerebbe vedere le strade tutte ben asfaltate, i marciapiedi tutti belli in ordine, tutto pulito, i prati in fiore, cioè anche a me piacerebbe, però queste rimangono solamente delle belle parole che ci possiamo dire solo noi qua in consiglio comunale. Però il problema è che quando vado a fare i conti con il bilancio i problemi saltano fuori, per cui purtroppo da questa parte bisogna fare delle scelte, magari sono delle scelte a volte impopolari, delle scelte che, come vogliamo chiamare, anche ingiuste magari nei confronti di alcune categorie di cittadini, ma purtroppo sono scelte quasi obbligate. E io, se lei l'altra volta, penso che comunque con tutta la sua attenzione che dedica al Consiglio Comunale, io durante l'anno non è che non ho dato mai attenzione alla... non è che non ho dato mai attenzione a questi giardini, perché io ho ricevuto alcune associazioni, ho ricevuto parecchio interesse da parte di alcuni cittadini che soffrivano volontariamente per aiutare l'amministrazione comunale a tagliare gli alberi, a mettere in ordine il giardino. Purtroppo poi quando eravamo di fronte a certe cifre abbastanza alte e a volte anche esagerate, tutti si sono tirati indietro, per cui abbiamo dovuto aspettare che nelle piaghe o nelle pieghe del bilancio si aprisse qualcosa per riuscire ad attingere almeno qualche capitolo questi famosi 18.000 euro che ci hanno potuto innanzitutto rendere in sicurezza il parco. E poi con altri soldi arrivati abbiamo rimesso a posto la fontana, che comunque anche quello era un costo abbastanza elevato, e abbiamo rimesso a posto tutte le panchine. Per cui è vero che quest'anno è stato un anno chiuso, però ripeto, da parte nostra nessuna disattenzione e nessun disinteresse. L'unica cosa che comunque le volevo dire è che al di là di tanti parchi e tanti giardini che abbiamo, ci sono alcune volte che magari procediamo con il taglio degli alberi a 360 gradi e poi magari dove non ti aspetti in una nevicata o dove non ti aspetti ci sono delle emergenze, come le abbiamo avute al Parco della Porada quando sono caduti tutti gli alberi per quella tromba d'aria o per alcune nevicate. Per cui, ripeto, io le ho sempre dato ragione, però stavolta le devo contraddire il fatto della nostra scarsa attenzione. Grazie. Grazie assessore Saprone, consigliera Giuseppe Minotti. Lei
dicono, a me spiace, però io riporto quello che vedo e insomma gli occhi, non è una questione ideologica, uno guarda e quello che vede oggi, lo vede domani, dopodomani, lo vede per un anno, e allora qui non è questione di io vedo, faccio osservazioni su quello che vedo, non su quello che immagino, mi piace generalmente sognare altre cose. Rispondo all'interpellanza numero 410, che è più recente. Una telecamera che non vede quello che accade nel piazzale della stazione ferroviaria. Signor Sindaco, alcuni cittadini mi hanno segnalato i furti in pieno giorno di biciclette regolarmente parcheggiate sul piazzale della stazione ferroviaria di Seregno. Mi risulta che da almeno 5 anni presento la telecamera. Chiedo se la stessa è funzionante e se la risposta dovesse essere positiva, come mai non vede quanto accade. Grazie. Grazie consigliere Minotti per l'immediata risposta alla sua interpellanza. L'assessore Marco Fornelli, prego. Grazie Presidente. In riferimento all'interpellanza in oggetto si precisa quanto segue. In piazza 25 Aprile, piazzale della stazione, è collocata una telecamera funzionante. La telecamera è utilizzata principalmente per monitorare il traffico e quindi il suo obiettivo è puntato sulla via Mazzini. Non è possibile quindi visionare contemporaneamente quello che succede nel deposito della bicicletta. Le telecamere non consentono di identificare comunque persone né di leggere tali di autovettura in quanto sono impostate per una visione panoramica. Solo per i servizi mirati e limitati nel tempo possono essere utilizzati per altri scopi, ingressi, farmacie, banche, scuole, depositi, eccetera. Grazie. Grazie Assessore. Prego consigliere Minotti. Lapidaria, da questa risposta, mi dispiace essere cattiva, però si dice che io perché posso capire il monitorare il traffico, poi il monitor di traffico e quindi quando c'è qualche blocco arrivano subito i vigili, giustamente. Ma la telecamera è anche un controllo dal punto di vista della sicurezza. Se un cittadino che mette la bicicletta, e normalmente vi posso assicurare che chi va in stazione di bicicletta usa la bicicletta più scassata che ha, perché è assolutamente la... Come se la fregano? Se vuole, cioè anche questa sensazione, vede lo stesso consigliere dice, beh, la vicenda la fregano, significa che c'è, non c'è la sensazione di avere un minimo di sicurezza, cioè mi chiedo, allora non mettiamo le telecamere, aumentiamo il numero dei vigili sul territorio, magari questi qualcuno che ruba becca, lo becca, visto che la telecamera, se anche ti vede non legge la tacca. Se ti vede non conosce il tuo nome, se anche tu hai visto non puoi registrare, non puoi tenere la registrazione, cioè voglio dire, tanto la mettiamo qualche vigile in più sul territorio e forse magari qualche ladruppo in più riusciamo anche a prenderlo. Grazie consigliere Minotti, a precisazione della sua interpellanza ancora l'assessore Marco Formenti, prego. Sì, sarò molto breve anch'io. Ha ragione il consigliere Minotti, rispondo una porta aperta, abbiamo sempre cercato di mettere telecamere per sorvegliare anche quelle che erano le azioni criminose sul territorio. Io mi ricordo quelle battaglie molto forti sulla privacy, fatte soprattutto in questo consiglio comunale, sempre da questa parte se non sbaglio, dove mi si diceva che non si poteva controllare la persona che camminava per strada, che faceva... Lei ha pienamente ragione, difatti provvederemo a vedere di fare un controllo un po' più pesato anche sui punti sensibili. Grazie. Grazie Assessore. Replica da parte del consigliere Minotti, prego. Sì, la questione della privacy, mi ricordo perché è stata sollevata quando venivano messe le telecamere, non veniva avvisato la persona, diceva la telecamera, quando comunque si registravano situazioni solamente perché apparentemente sembrava che dessero più fastidio di altre, e quindi voglio dire, non era tanto la telecamera e la privacy messa in discussione, ma la gestione delle stesse, per cui insomma non è che si può fare discutere in fascio, poi ogni situazione, ogni individuazione di un problema ha poi la sua sfaccettatura. In questo caso ritengo che sia, almeno dal punto di vista
del controllo, non so, del territorio, utile, se no è inutile, né? No, le metti solamente davanti al palo che ti dà fastidio, perché sai che lì poi becchi qualcuno che lascia la birra in giro piuttosto che non una bottiglia, e poi tieni magari la registrazione, perché anche se non si può, la tieni, perché poi prima o poi potrebbe servire, non si capisce perché lì e non in un altro punto. Io lo dico così perché forse non è mai, forse è successo, forse non è mai successo, non ci metto la firma, però sa, a volte a sospettare si fa peccato, ma quasi sempre si azzecca. Grazie consigliere Pinotti. Pertanto non vedo più nessun consigliere iscritto alle evasioni di interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Passo immediatamente alla fase di presentazione, nuove interpellanze, mozioni, ordini del giorno. Invito i consiglieri che ne avessero a prenotarsi. Grazie. Prego, consigliere Roberto Prezza. Grazie, presidente. Ho due interpellanze. La prima, oggetto, Viale Sant'Ambrogio. A seguito di diversi incontri della Commissione Consigliare Permanente Politiche di Pianificazione Territoriale effettuate nel 2012, fra presente sono a chiedere notizie sul piano di utilizzazione in oggetto, tenuto conto delle difformità riscontrate in sede di Commissione. In allegato, inoltre, un verbale di Commissione dove il dirigente del settore ad una mia domanda rispondeva: tutti gli atti sono stati avviati e stanno seguendo il loro iter. A tale proposito chiedo a che punto siamo, tenuto conto che la Commissione a suo tempo si era espressa per il ripristino delle opere come da convenzione. In attesa di una risposta, porgo cordiali saluti. Seconda interpellanza, oggetto, modelli F24. Diversi cittadini mi hanno fatto notare una strana anomalia nella documentazione recapitata dall'amministrazione comunale inerente alla TASI. Infatti il modulo F24 in allegato alla missiva dovrebbe essere precompilato per permettere ai sedemesi di poter pagare anche questo odioso balzello in modo semplice, veloce e senza possibilità di incorrere in errore. Ma non è così. Ho potuto constatare, quando la documentazione è arrivata anche a sottoscritto, che il modulo è praticamente inutile. È compilato nei campi che difficilmente una persona non ricorda: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, periodo di imposta. Mi chiedo a cosa sia servito inviare tale documento, visto che comunque i cittadini si dovranno recare presso professionisti per poter calcolare l'ammontare della somma dovuta, e quindi questi ultimi provvederanno a loro volta alla compilazione del modello F24. Sembra strano che altre amministrazioni o vicini o confinanti abbiano inviato il modello completamente compilato e con un breve lasso di tempo tra l'approvazione delle aliquote in consiglio e l'invio del materiale. Per quanto sopraesposto chiedo: quanto è costato in termini di tempo per gli uffici e in termini economici per i cittadini questa inutile, a mio avviso, operazione? Perché non è stato possibile inviare la documentazione già compilata? Chi ha preso la decisione di agire in questo modo, collando ancora una volta sulle spalle dei cittadini ulteriori sborsi di denaro? In attesa di risposta, porgo con faccia. Grazie, consigliere Prezzi. Una prenotazione, consigliere Giuseppina Minotti, prego. Come ho quattro interpellanze, leggo due titoli da presentare. Parlo sulle manutenzioni, con tanto di fotografia, all'assessore Ciafanone ne regalo un'altra. Manutenzioni, un problema che non si vuole risolvere, infatti seconda, sarebbe la parte terza, quarta, quinta. Comunque c'è un bambino che parla da sé. Ok. Seconda interpellanza. L'assessore allo sport è a conoscenza del bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica che scade il prossimo 21 ottobre. Egregio signor sindaco, sul numero di ottobre di strategie amministrative ho trovato la notizia, non è calce, c'è qua, che c'è la possibilità di ottenere un finanziamento del 50% da parte della Regione per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica. Chiedo se l'assessore allo sport le sia informato, perché considerati i tempi mi pare insomma che è un'occasione da non perdere. Grazie. Seconda interpellanza,
Finalmente, dopo 5 anni, la giunta Mariani si accorge della crisi economica che colpisce anche i cittadini serenesi e destina delle risorse, quali e quante. Egregio signor Sindaco, leggo con stupore, ma sottolineo anche con gran piacere, sul giornale di Serenio, che è stato sottoscritto dalla prefettura, Caritas del Canale, Comune del Territorio, Serenio compreso, almeno questa volta c'è, un protocollo per affrontare l'emergenza che prevede anche contributi per chi si trova in condizioni di difficoltà per pagare l'affitto o la rata del mutuo per l'acquisto della casa. Dicevo stupore perché noi, come gruppo della Federazione della Sinistra, eravamo stati i primi e anche gli unici nel precedente Consiglio Comunale a chiedere che il Comune si attivasse a costituire un fondo anticrisi. Era il lontano novembre, 3 novembre del 2009, come potrà facilmente verificare, ed ora, con 5 anni di ritardo, vi accorgete del problema e lasciate intendere che siete attenti e pronti a intervenire. Chiedo, quando e dove è stato sottoscritto il protocollo, quali sono i comuni che hanno aderito e a quanto ammonta questo fondo, ovviamente per quanto riguarda la nostra città e soprattutto la quota di Serenio. L'ultima, leggo solo il titolo perché comunque è un'interpellanza sulla risposta a un'interpellanza, perché alcuni appartamenti di via Vittor Hugo non vengono ancora assegnati. Grazie consigliere Minotti, invito altri consiglieri che vogliono presentare nuove interpellanze, consiglio dell'ordine del giorno. Non vedo più nessuno prenotato. Pertanto invito il segretario generale a predisporre la tabella nominale per la verifica del quorum strutturale. Prego, signor segretario. Giacinto Mariani. Presente. Mauro Ballastro. Presente. Pier Giorgio Borgonovo. Presente. Marco Cariani. Giuseppina Minotti. Guido Lauria. Antonio Carmine Graziano. Presente. Francesco Gioffredi. Maria Teresa Viganò. Claudio Maiardi, sì. Giuseppe Azzarello, sì. Francesca Mancuso, Chiara Mari Canovara, sì. Pantaleone Servidio, sì. Andrea Cattaneo, sì. Gianmario Luigi Aglioli, sì. Roberto Trezzi, sì. Stefano Aristide Casirani, sì. Luca Ruggeri, sì. Alessandro Domini, sì. Valeria Pullman, sì. Andrea Castelnuovo, sì. Stefano Silva, presente. Pietro Amati, presente. William Viganò, presente. Francesco Tagliabue, Giampiero Cazzaniga, presente. Giampaolo Zannin, presente. Grazie signor segretario, pertanto con 26 presenti la seduta è valida, sono le 21:49. Nomino scrutatori per la maggioranza il consigliere Mancuso, il consigliere Tomini, mentre per le minoranze il consigliere Giampaolo Zannini. Prima di introdurre il punto ci sono delle comunicazioni da parte del signor Sindaco, prego. Sì, grazie Presidente. Ho 3 comunicazioni, 2 delle quali avevo preso un impegno con il Consiglio Comunale, uno riguarda la metrotranvia e uno altro 16. Comincio dalla metrotranvia. La scorsa settimana l'assessore insieme all'ingegnere Greco credo hanno incontrato il comitato, abbiamo un comitato presente sul territorio per quanto riguarda le problematiche connesse alla metrotranvia, su nostra richiesta, in quanto finalmente la provincia ci ha risposto mandandoci il supporto non cartaceo ma su CD per quanto riguarda le varie segnalazioni fatte dagli enti che subiscono il tracciato, quindi dai vari comuni che subiscono il tracciato della vecchia e futura metrotranvia, nelle quali dove sostanzialmente il 99% delle nostre richieste non vengono accettate. Su 5 ne è stata accettata una sola. La prossima settimana ci sarà un incontro presso la provincia, credo di chiamarla oggi la città metropolitana, perché la provincia non c'è più, quindi i tecnici comunque ci è stato confermato che sono gli stessi, dove andremo a verificare le motivazioni e entrare dentro il vicino.
la mia comunicazione questa sera serve a chiedere poi ai consiglieri di mettere in contatto con la segreteria per sapere se vi interessa avere la documentazione cartacea o il dischetto e quant'altro, perché così almeno poi domani verrete contattati dalla segreteria al fine poi di verificare questo discorso. Perché le problematiche, oltre al fatto della non accettazione, poi sentiremo le motivazioni, perché qui si è stato solo trasferito il progetto, sì no, non solo a noi, a tutti ovviamente i comuni interessati, e vi posso assicurare che le richieste, oltre a quelle di Serenio, ce ne sono state diverse per tutti i comuni della tratta, che l'hanno compreso. C'è, come immagino sappiate, anche un problema di inizio cantiere, qua non abbiamo ancora ricevuto risposta. Dico che qua non abbiamo ricevuto risposta perché nel corso delle precedenti settimane, dei precedenti mesi, dopo l'incontro avuto con la morente provincia di Milano e con il nuovo assessore che seguiva la provincia, che all'epoca ci presentò i vari funzionari addetti al controllo, ci ha comunicato che... No, se non mi interessa. Scusi, signor Sindaco, per favore silenzio. Faccio fatica a sentire la voce del sindaco qui a fianco. Chi non vuole sentire si può alzare e può anche uscire. Prego, signor sindaco. Grazie. Dicevo, incontrammo i tecnici e la prima problematicità che ci venne sottoposta all'epoca riguarda proprio la tempistica all'inizio del cartiere. Perché? La società che ha vinto l'appalto, prima ancora poi di cantierizzare il tutto, ha fatto delle riserve, cosa molto conosciuta che richiama molto il Consedici, ha fatto delle riserve sostanziali, sia di natura tecnica e quindi anche ovviamente che si tramutano di materia economica, dove sostanzialmente c'è stata una contestazione relativamente all'indicazione dei sottoservizi e alla realizzazione delle opere di cantierizzazione relative alla sicurezza per importi rilevanti, cioè fare addirittura, perché ovviamente a noi non è stata notificata, ma è stata comunicata verbalmente all'interno della commissione, che tale differenza si attesti intorno ai 10 milioni di euro, 8-10 milioni di euro di differenza, prima ancora di cominciare a cantire. Ovviamente questo comporta e ha comportato fino ad oggi uno slittamento dei tempi per la cantierizzazione definitiva, cioè quella non per l'affrontamento del cantiere ma per l'apertura del cantiere, perché i tecnici della loro provincia e oggi della città metropolitana stanno lavorando per confutare le contestazioni fatte, per arrivare ad un incontro e accettare o meno questa richiesta, quindi questa riserva, questa richiesta di maggiori costi relativi ai sottoservizi e agli oneri per la sicurezza, che ovviamente modificano il piano economico non solo per la provincia, ma modificano il piano economico anche per i comuni. Ovviamente noi dopo l'incontro all'epoca contestavamo, mi ha detto che è scritto per sapere tempistica, incontri e coinvolgimento. Rimanemmo d'accordo che una volta in possesso del progetto definitivo sul dischetto e quindi approvato, venisse inviato ai comuni interessati. Questo è stato fatto, ve ne daremo una copia, è stata convocata un primo incontro con il comitato, come dicevo, faremo questo incontro per avere con i tecnici della città metropolitana e ovviamente i tecnici che saranno presenti, dopodiché con l'assessore e l'ingegner Greco siamo rimasti d'accordo che verrà convocata una commissione consigliare. Nel frattempo vi verranno inviati, immagino io ai capogruppo, ma la documentazione che abbiamo in mano in questo momento, così avete modo e tempo di verificare, fare tutte le osservazioni che dicendo. Noi faremo l'incontro con la provincia, che è un incontro con la città metropolitana, che non è un incontro decisivo come abbiamo chiesto non solo noi ma tutti gli altri comuni, ma un incontro di comunicazione e di confronto, e poi successivamente vedremo come e quali contestazioni fare per entrare nel merito. Quindi questa è la mia prima comunicazione. Grazie signor sindaco. Invito i consiglieri che vogliono intervenire su questa comunicazione. Non vedo nessuno iscritto, quindi invito il sindaco a procedere alla seconda comunicazione. Prego. Sì, grazie. La seconda comunicazione è l'impegno che avevo preso qualche consiglio comunale fa con il consigliere Amati, che mi sollecitava di man mano e strada facendo
comunicare le evoluzioni relative al CRU 16, come avete visto in questi giorni, da ieri e oggi in particolar modo, se siete transitati per il cantiere, abbiamo dato corso, come avevo spiegato, al primo intervento, quindi al posizionamento di alcuni manufatti del cerato di cantiere della prima parte dell'ufficio, per approntare le pulizie per poi successivamente affidare l'incarico e quindi dar corso all'esecuzione delle opere di finitura del cantiere. Quindi questo è il primo passo che avevo già comunicato in precedenza, ma che oggi si è avverato, e nei prossimi giorni poi comunicherò la tempistica dei passi successivi per l'assegnazione del funzionamento effettivo completamento delle opere. Grazie signor Sindaco. Una prenotazione su questa comunicazione, consigliere Borgonovo, prego. Sì, io prendo atto di quanto dichiarato dal Sindaco. Ho visto che in effetti si stanno facendo dei lavori lì sul cantiere. Ecco, mi piacerebbe sapere, e se è possibile, o nella Commissione Lavori Pubblici o in Consiglio Comunale, qual è il progetto in base al quale queste opere andranno avanti, chi ha fatto il progetto, quale importo comporta la realizzazione delle opere per ultimare il cantiere, quali sono gli importi per rimediare ai danni fatti dalla impresa e quindi per risistemare tutto ciò che non va anche nel resto del cantiere, non solo nella sala sotterranea, e in base a quali procedure il Comune intende poi andare ad affidare i lavori, cioè dalla stampa io ho letto sui giornali che dovrebbe subentrare l'impresa, la prima non vincitrice, oppure se il Comune intende procedere attraverso una gara d'appalto, anche perché a mio modesto parere la natura dei lavori e l'insieme delle opere da eseguire è ben diversa, essendoci anche tutte quelle opere di rimedio, di sistemazione dei danni fatti dall'impresa precedente da mettere a posto, da una semplice prosecuzione di un progetto originario. E a mio modestissimo parere, però approfondirò questo argomento nel momento in cui avrò i documenti e quindi sarò in grado di poter entrare nel merito, si dovrebbe procedere a una nuova gara d'appalto. Grazie consigliere Borgonovo per l'immediata replica al sindaco Giacinto Mariano. Sì, rispondo subito, ovviamente a mio modestissimo parere, essendo un ingegnere, anch'io mi rimetto alla decisione dei tecnici del comune, degli avvocati a cui ci affidiamo, del segretario comunale, che ovviamente hanno più esperienza sullo studio. Come ben sa, la maggior parte dei dati sono in suo possesso in qualità di presidente della commissione di indagine e di conoscere tutti benissimo l'importo dei dati. Mi permetto di ricordarlo a mio modestissimo parere, perché poi magari essendo preso da molti impegni ha passato in secondo piano la volontà di seguire il consiglio. Ha avuto modo di sviscerare per più di 12 mesi durante la sua presidenza della commissione di indagine tutti i dati di andare in ufficio di verificare gli accordi, l'abbandono del cantiere, cioè tutto quello che è accaduto, compreso la quantificazione dei danni e tutto quanto che è ad atti dell'amministrazione comunale. A mio modestissimo parere, questa sera lei ha detto un'inesattezza, perché benissimo sa che il progetto non è cambiato. Si parla di progetto in quanto la legge sui lavori pubblici impone per la sistemazione di opere mal eseguite e quindi la sua realizzazione la predisposizione di un progetto. Quindi far passare, l'ho detto però nello scorso consiglio comunale non era presente, quindi mi permetto a mio modestissimo parere di sottolineare questa sera, far passare l'idea che ci sia un nuovo progetto, una nuova realizzazione, non corrisponde alla verità.
il progetto, quello preesistente della realizzazione dei parcheggi, della sala polifunzionale e della sala consigliare, con la riqualificazione delle piazze e via adiacenti. Il progetto non è cambiato. C'è un'unica differenza, che c'è il ripristino dei danni, per i quali la progettazione è stata fatta internamente, si sta concludendo internamente, fatto salvo le opere relative agli impianti elettrici, di cui il nostro comune non ha la qualifica interna come personale per predisporre un capitolato. È stata fatta una gara per assegnare la progettazione relativamente a questo piccolissimo progetto, e hanno aperto le buste lunedì, alla quale hanno partecipato 120 professionisti. Dicendo, sto dando dei dati che oggi sono in mio possesso. Ovviamente, come dicevo prima, e come con l'impegno che ho preso con il Consiglio Amati, quindi con questo Consiglio Comunale, sarà mia cura per azionare il Consiglio Comunale, se si ritiene opportuno convocare una commissione capigruppo, anche altra commissione che ritenete opportuno, per sviscerare l'iter procedurale finale, dove ovviamente noi non sono più a mio modestissimo parere, ma a parere dei tecnici che ne hanno le capacità, di quello non sono io, di assegnare l'esecuzione dei lavori alla seconda impresa, cosa che stiamo dicendo credo da almeno un anno. L'unica differenza era la progettazione, come dice lei, quindi il progetto finale per la sistemazione dei lavori, si è affidato alla direzione dei lavori e ai progettisti che fino a poco tempo fa, fino all'anno scorso, sono stati utilizzati, che hanno portato fino a qui il cantiere, o fare la progettazione interna. Si è optato per la progettazione interna, fatta salvo l'altro specialista che riguarda l'impianto elettrico. Quindi, come dicevo prima, nel proseguo e nelle prossime settimane sarà mia cura, ovviamente, tenendovi informati, anche perché questa cosa abbiamo parlato ampiamente durante la relazione di bilancio, dove si è discusso anche qui con il consigliere Amati l'opportunità o meno di mettere somme importanti già assegnate al bilancio preventivo pluriennale per la ultimazione del cantiere, e di anticipare buona parte, ovviamente anche per esigenza di patti di stabilità, all'interno del 2014-2015 per la finitura del cantiere, che a mio avviso deve essere ultimato, visto che ormai è da quasi 10 anni, ultimato prima possibile, perché non ha senso avere un cantiere poi non chiuso. Grazie, signor Sindaco. A replica sull'intervento, prego, consigliere Bormanovo. Sì, va bene, io prendo atto di quanto dichiarato dal sindaco, mi auguro che si faccia entro breve tempo una riunione della commissione lavori pubblici, durante la quale finalmente potrò prendere visione come consigliere comunale e come amministratore di questo comune, anche se in una carica poco importante o poco determinante, potrò prendere finalmente visione di tutti i documenti e verificare, sulla base di quella che è la mia competenza professionale pur limitata, verificare tutte le varie fasi delle procedure, se tutto effettivamente è tranquillo e regolare. Prendo atto, se non ho capito male, che la direzione dei lavori è stata tolta al direttore dei lavori precedente, giusto? Ho capito giusto? E che verrà fatta direttamente dall'ufficio tecnico, va bene, io spero che ci siano sufficienti capacità per poter affrontare bene, gestire bene questo intervento, che è molto complesso perché riguarda, è più difficile andare a sistemare le cose mal fatte che costruire ex novo. Grazie consigliere Borgonovo. Ho l'ultima comunicazione da parte del signor sindaco, prego. Sì, una brevissima comunicazione che riguarda il viaggio dei sindaci a Roma. Il presidente della Camera Fondrini aveva invitato in rappresentanza dei sindaci in Italia 600 e rotti sindaci, abbiamo risposto 630. La scorsa settimana con i sindaci del territorio nazionale ci siamo recati a Roma e siamo stati ricevuti all'interno dell'emiciclo di Montecitorio. Comunico questa segnalazione perché è la prima volta che succede da quando c'è la Repubblica, non è mai successo un incontro istituzionale a questi livelli. La cosa che riporto, perché poi purtroppo
ormai è diventato Mar Comune Mezzo Gaudio, prima di entrare sono stati concordati 10 interventi da nord a sud, quindi oltre al sindaco Fassino sono intervenuti alcuni sindaci del territorio, i quali hanno avuto risposte direttamente o da un ministro o da un sottosegretario o dal presidente di commissione. Sostanzialmente da parte dei sindaci né di tutti i colori politici, perché eravamo, come dicevo prima, presenti circa 630 sindaci, è stato un grido di dolore unanime. Questo si riallaccia alle varie interpellanze che vengono, alle segnalazioni dei cittadini che vengono presentate in questo Consiglio Comunale, negli uffici, ma in tutti i comuni del territorio nazionale, dove ancora una volta, ripeto, siamo intervenuti sia direttamente lì che poi successivamente con un incontro riservato in un'altra aula, tutti hanno chiesto di poter modificare il patto di stabilità che sta strozzando e uccidendo i comuni. Ognuno di noi ha segnalato quanto in questi anni ha lasciato sul territorio, e qui parlo sul territorio romano, non sul territorio nazionale. Il nostro comune ha segnalato che negli ultimi 4 anni ha ricevuto tagli intorno ai 5 milioni di euro, quindi mancati trasferimenti, proporzionalmente uguale per tutti i comuni del territorio, e tutti i sindaci hanno segnalato che, come sapete, all'interno del debito pubblico nazionale i comuni concorrono per la costruzione del debito pubblico nella misura del 2%. Peccato che i comuni, e quindi i nostri cittadini, sono gli unici che all'interno di questo anno hanno subito tagli dei comuni, subito aumenti delle tasse. Siamo arrivati ad avere l'IMU, che doveva essere un'imposta municipale unica sul territorio, che invece è diventata un'imposta statale e ci ha trasformato in esattore. Siamo rimasti alla fine di questo incontro circa un'ora e mezzo, che verrà costituita una cabina di regia dove, e spero quanto prima, dove i rappresentanti dell'ANCI, quindi il presidente dell'ANCI o il presidente regionale dell'ANCI, possano partecipare almeno nelle commissioni propositive, quindi la commissione propositiva prima della stesura della legge di stabilità, indicando quali siano le esigenze dei comuni, perché ovviamente noi comuni, che siamo il grado, secondo me, della politica non più alto ma più piccolo, perché è quello che è più, cioè non più piccolo ma più alto, perché è quello che è direttamente a contatto con i cittadini, e non volevo che sta a Roma non incontra nessuno per strada, mentre il sindaco o il consigliere comunale o l'assessore di qualunque colore politico sia viene costantemente per quanto dei cittadini, dicevo prima, si venga ascoltati, perché non è più possibile andare avanti in questo modo. Le strade si stanno sgretolando, non solo nel nostro territorio ma nel territorio nazionale, non si riesce a fare interventi, e quindi c'è stato un coro unanime su questa cosa, a prescindere dalla colorazione politica. Mi auguro che le nostre istanze, le prossime istanze che verranno portate all'attenzione del governo, vengano ascoltate, perché i comuni non possono più sopportare questa situazione, anzi siamo ormai arrivati al collasso, perché facciamo degli interventi, come ovviamente ogni volta ed è giusto che sia così, le opposizioni segnalano, sono veramente ridicoli rispetto al sacrificio che chiediamo ai nostri cittadini. Grazie signor sindaco. Vice consiglieri che voglio intervenire su questa comunicazione. Non vedo nessun consigliere, quindi pertanto dichiaro concluse le fasi delle comunicazioni e passo al punto 2416, relazione del sindaco sulle strategie di sviluppo del gruppo AIB Gessia, stato dell'arte. Io prima di iniziare la discussione di questo punto, un punto voluto dell'ufficio di presidenza, invito al tavolo dell'amministrazione comunale il presidente di AIB S.p.A. Alessandro Boneschi, il presidente di Gessia Franco Giordano e il dottor Paolo Cipriano. Mi sembra di aver visto. Sì. Invito al tavolo dell'amministrazione, grazie. Mm-hmm.
Ringrazio gli intervenuti. Prima di passare la parola al signor Sindaco per relazionare in merito al punto in esame, volevo comunicare all'Aula perché, così come già anticipato in sede di conferenza dei Capigruppo di ieri sera, ho ritenuto opportuno, a fronte di quanto emerso nella conferenza dei Capigruppo di lunedì 6 ottobre, convocare il Consiglio Comunale di questa sera per discutere del futuro del gruppo AIB-GS, senza passare all'approvazione delle mozioni presentate dai consiglieri comunali sul tema, la numero 411 del consigliere Giuseppino Minotti e la numero 412 del consigliere Pietro Amati e Pier Giorgio Borgonovo, anticipando di fatto l'eventuale approvazione delle stesse. L'estrema importanza del futuro della nostra azienda mi ha convinto nella necessità di richiedere al Sindaco di intervenire sul tema, relazionando sullo stesso, senza attendere l'eventuale approvazione di talune mozioni. È evidente che così facendo non risulta più necessario porre formalmente in discussione le mozioni 411 e 412, in quanto l'iscrizione all'ordine del giorno del punto che andiamo ora ad affrontare viene sostanzialmente incontro alle stesse, andando dritto allo scopo di avere le più complete informazioni possibili sul tema da parte del signor Sindaco e dei vertici aziendali interessati nell'operazione. È pur vero che il consigliere Minotti potrebbe ribattere che la sua mozione andava al di là chiedendo un consiglio comunale aperto, ma come già ribadito in sede di conferenza dei capigruppo, non comprendo come il tema che si va ad affrontare possa essere discusso durante un consiglio comunale aperto. Ciò non toglie naturalmente il diritto al consigliere Minotti di vedersi mantenere scritta all'ordine del giorno la propria mozione per una sua eventuale trattazione futura, qualora quanto andiamo ora ad ascoltare non dovesse essere ritenuto sufficiente. Evidente come tutto ciò valga anche per la mozione del consigliere Amati e Borgonovo, quando anche trovo difficile comprendere come, una volta sentiti il sindaco e rappresentanti aziendali presenti, possa essere ragionevolmente messa nuovamente in discussione la questione nei termini descritti della loro mozione, in quanto si può in questa sede chiedere e penso ottenere, laddove possibile, risposta alle domande poste nella mozione. Fatte queste doverose premesse, passo immediatamente la parola al signor Sindaco per relazionare circa le strategie di sviluppo del gruppo AIB Ventures. Prego. Sì, signor Presidente, ho una mozione d'ordine. La prima è fatta di due punti. La prima è che desidererei, visto che vorrei rifletterci meglio, se fosse possibile, che il sindaco ci dia per scritto la sua relazione, in modo tale che visto che la questione non mi pare una questione molto semplice di comprensione, darci il modo di riflettere sopra anche sulle parole che questa sera verranno dette. So che vengono registrate, ma comunque gradirei avere velocemente il testo. La seconda mozione d'ordine, grazie Presidente per aver detto della mia richiesta, io questa sera trasformo quella mozione in una risoluzione che presenterò questa sera in discussione alla fine di questo punto. Grazie. Grazie consigliere Minotti. Ho in prenotazione prima del signor Sindaco, il consigliere Pietro Amati, prego, come mozione d'ordine ovviamente, prego. Grazie, io vista la sua interpretazione rispetto alla mozione che avevamo presentato, le chiedo innanzitutto di attendere la cancellazione della stessa, in quanto le domande presenti nella mozione io mi auguro possano avere una risposta, ma in questo momento non è detto che possano averle. Anche per il fatto che mi pare di capire che il signor Sindaco non ha, pur conoscendo la materia, ha scelto la via di una esposizione libera e non quindi un documento, dico dell'amministrazione, non mi riferisco ovviamente ai dirigenti di GSRB, e quindi anch'io, come la consigliera Minotti, avrei bisogno di una certezza documentale su cui fare delle valutazioni e quindi chiaramente chiedere e accordarmi con lei sul ritiro della mozione.
perché mi rendo conto che la cosa è molto delicata. Sto pensando anche ad aspetti relativi alla borsa, perché no? Se il signor sindaco dovesse stasera dire una cosa piuttosto che un'altra, domani mattina l'interesse di tanti e di tutti può essere diverso. Quindi io, nella consapevolezza di questo aspetto particolarmente delicato, nella tutela degli azionisti, degli investitori, riconosco o perlomeno presumo un atteggiamento particolarmente prudenziale. Per questo, in maniera altrettanto prudenziale, politicamente, le chiedo di non sospendere e vedere quale sarà la presentazione della soluzione del problema. Grazie. Sui due punti appena richiesti da parte del consigliere Giuseppina Minotti e consigliere Pietro Amati, quindi i due consigli d'ordine, intervento da parte del signor sindaco Giacinto Mariani. Sì, grazie. Se mi aveste fatto intervenire subito avremmo risolto la questione. Però è giusto che ognuno di noi faccia la politica. Intanto la decisione ovviamente del presidente della maggioranza e del sindaco di convocare un consiglio comunale serve a dare delle informazioni, non a togliere i documenti che presentano. Perché diverso è fare una mozione di indirizzo che si discuta per convocare un consiglio comunale, perché questo è lo scopo delle vostre due mozioni, perché se no il verbale sembra che abbiamo a che fare con la manica di pazzi. Il pazzo è sempre il sindaco, ovviamente, però riportando nell'alveo della discussione dell'argomento, prima di entrare nel merito, parliamo che Giusminotti ha presentato delle domande ben precise, poi durante la mozione avrebbe dovuto avere risposta, poi sarebbe stata soddisfatta o meno, poi un'altra cosa, portando ad un voto che avrebbe portato alla convocazione del Consiglio Comunale aperto, sì o no. Amati, per il suo gruppo, chiede la mozione, per la discussione della mozione, con determinati punti della mozione, per portare poi alla discussione e votare se fare un Consiglio Comunale che parli delle future aggregazioni del gruppo A e B Gelsia, sì o no. Quindi di questo stiamo parlando, perché sennò sembra che abbiamo convocato il Consiglio Comunale per mettere il bavaglio. No, abbiamo convocato il Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto di convocare il Consiglio Comunale nelle more delle vostre due mozioni che possono, su proposta del Presidente, come fa cessata, ritirate, cancellate, modificate, non importa, nulla vieta di discutere nel nostro Consiglio Comunale. Non abbiamo nessunissimo problema a discutere le dimissioni, non è quello che ovviamente interviene il Presidente, nel senso, il Presidente dice facciamo. Siccome l'effetto della discussione della mozione è quella di convocare il Consiglio, abbiamo convocato il Consiglio, a parte il Consiglio aperto, di cui poi dirò i dubbi e le preoccupazioni e gli aspetti positivi, ma è un'altra discussione. Quindi le due mozioni avevano questo effetto. Il fatto poi della certezza documentale, questa scusatela. Come sapete, io intervengo nel 99%, a parte la relazione di bilancio, sempre abbraccio, ma non perché sia un genio, tutt'altro, anzi. Nasco gestore di locali notturni, vedo qui i fantasmi che aleggiano in questo consiglio comunale. Quindi poco importa la mia origine. Arrivo, faccio una relazione. La certezza documentale, anche all'interno della mozione che avete presentato, non esiste. Perché nella mozione ci sarebbe stato ancora meno di quello che c'è stasera. Perché voi si faceva delle domande e verbalmente, come succede sempre, fatto salvo che non debbano essere dati dei dati, delle slide o determinate indicazioni, si risponde sempre verbalmente, la certezza documentale poi la si apre, la sbobinatura dell'intervento e quindi nel verbale che poi viene allegato agli atti. Quindi anche lì dire, scusatemi se mi permetto, ma dire che volevate la mia relazione prima non è mai accaduto su nessun tipo di discussione, fatto salvo il bilancio. Su nessun tipo di discussione fatto salvo il bilancio. Quindi io ho una mia relazione, a seconda di come viene presentato il Consiglio Comunale, può piacere o può piacere, ma è una relazione politica. E quindi spero di aver fugato ogni dubbio su questa cosa. Quindi non è la volontà di mettere un bavaglio, ma la volontà di intervenire e dare dei chiarimenti sicuramente a questa assise, ai consiglieri, ma anche a chi sta fuori da queste mura, no? Perché altre persone che c'erano qui dicevano chi le dente le assicura, chi le fiore cattive, che è un detto serenese che dice che chi è nella stanza dei bottoni sa
che decide e cosa e su cosa decide, chi è fuori non lo sa e i peggiori vorrebbero entrare e decidere loro. Quindi per quelli che sono fuori, stanno cercando di guardare il muro per abbatterlo e venire qui ad amministrare la città, povero Serenio, abbiamo ritenuto questa sera di fare un consiglio, e sarà probabilmente uno di una serie di consigli che va davanti questa aggregazione, o che non va davanti questa aggregazione, ma altre, che mettono nelle condizioni i consiglieri comunali, qualora ce ne fosse la necessità, di votare una delibera di indirizzo che dica al sindaco cosa deve fare all'interno del gruppo AID. Questa sera la serata sarà concentrata sulla mia breve relazione, su una relazione credo tecnica del presidente Giordano, che illustrerà che cos'è il nostro gruppo, che è il 18° gruppo nazionale relativamente a questo tipo di gestione della multi utility, e del presidente Boreschi sullo stato dell'arte. Bene ha fatto Amati su quello che si può dire o non si può dire, perché far passare l'idea che la nostra MSP sia la MSP di 100 anni fa, purtroppo non è così. Dico purtroppo perché prima si sapeva che a casa tua veniva il signor Culin a leggere il Quintero, e lo dico per i serignesi, lo dico per magari il presidente Giordano, che non è, che non si va a Piazzolo, Culin è un soprannome e Quintero non sa benissimo cosa è il contatto. L'azienda è cambiata in questi anni, è cambiata la normativa, sono cambiate molte cose. Fuori da queste mura si sta dicendo di tutto e di più, la campagna elettorale, il sindaco può farlo, non può farlo. Io parto da un assunto, l'azienda è un animale in movimento, non può essere fermato, e guai a Dio se viene fermato o ostacolato dalla politica, cosa che nessuno ha mai fatto, perché la MSP fortunatamente è sopravvissuta a tutto, i socialisti, la Lega, Forza Italia, il PDL, ADC, forse ho dimenticato qualche altro partito, al PDU, non so, alla Fondazione Comunista no, perché non ha mai amministrato la città, quindi ha sempre avuto un'idea diversa. E innegabilmente, come ho avuto modo di illustrare alcune volte in questo consiglio comunale, il mondo è cambiato e sta cambiando, la normativa addirittura sta cambiando. Lo stesso presidente Renzi, con il suo governo, sta proponendo e sono in discussione normative che obbligano e agevolano le aggregazioni delle società come la nostra, fatto salvo che fortunatamente noi siamo una società diversa rispetto al territorio nazionale, cioè una società sana che produce tutti, perché aziende come la nostra molto più grosse, tanto per non parlare di nomi, quella di Roma, mentre l'azienda di Serenio ha distribuito al Comune di Serenio lo scorso anno 1.300.000 euro di utili, quella di Roma perde, che ha lo stesso asset, quindi che produce energia elettrica, lo spazzamento delle strade e tutte le attività che noi facciamo. Dicevo prima che l'azienda non può fermarsi, e come sapete, come ho comunicato, dall'inizio dell'anno abbiamo fatto, è stata convocata un'assemblea di A e B, dove all'unanimità si è dato incarico al CDA di A e B e di GESSIA di esplorare, di verificare le possibilità del territorio per fare un'aggregazione, per trovare la strada per possibili aggregazioni. Come dicevo prima, perché il mondo cambia, la nostra azienda, pur essendo 18esima in Italia, si rimane ferma. Oggi abbiamo il 72% di una società sana che produce utili, se stiamo ferma potremmo avere fra 2, 3, 4, 5, 6 anni, un tempo che oggi noi non è noto, il 72% di un'azienda che magari produce debiti ai quali i comuni oggi sono chiamati a richiamare il debito di bilancio. Quindi abbiamo dato un mandato esplorativo affinché contattassero tutte le società del territorio, attigue e non attigue, per verificare la possibilità di arrivare all'aggregazione. Tra tutte le varie società che sono state contattate, che nel corso dei mesi successivi sono state pubblicate sulla stampa, più o meno ne siamo al corrente, la più opportuna, parlo di opportunità strategica, cosa che non era mai stata fatta, perché con Monza avevamo già parlato nel momento della costituzione della GES, ci aveva parlato Gigi Pere, che poi sono arrivato prima del 2005, poi sono arrivato io dal 2005 al 2007, dopo due anni di discussione è stata costituita l'agenzia senza il gruppo BEA con il suo termovalorizzatore e senza Monza. Quindi all'epoca si perse l'opportunità di fare una multi utility, vero sì, vero no, questo è quello che è successo. Monza non riuscì ad entrare per la nostra solita peculiarità,
La nostra società, come sapete, ha un vantaggio e uno svantaggio secondo il dovere.